Per il funzionamento del pannello di comando bisogna inserire la batteria dei servizi 12 V, sfiorando con un dito il tasto dell'interruttore generale. Quando la batteria è inserita, la spia si accende di verde. Per disinserirla, sfiorare nuovamente il tasto. Il LED verde si spegne. Inserendo la batteria 12 V si comandano tutte le utenze del veicolo, ad eccezione della centralina del frigorifero, che è sempre pronta all'uso anche con 12 V disattivata. Per il caricamento della batteria 12 V bisogna collegare la spina del veicolo alla rete elettrica. Il LED si illumina di giallo e indica che la batteria dei servizi si sta caricando. Quando si è collegati alla rete elettrica, tutte le prese del veicolo funzionano. Senza l'allacciamento alla corrente, le uniche prese che funzionano sono quelle 12 V e USB. La pompa acqua si accende e si spegne tramite il pannello di comando. Sfiorare il tasto pompa acqua ed il LED di controllo si accende di giallo. Sfiorare nuovamente il tasto ed il LED si spegne. In questo modo la pompa acqua è disattivata. Ricordarsi sempre, al termine di ogni utilizzo, di spegnere la pompa acqua. Attraverso il pannello di comando si possono interrogare le tensioni delle due batterie ed i livelli dei due serbatoi di acqua. In alto troviamo il tasto per interrogare la tensione della batteria dei servizi 12 V ed il livello del serbatoio delle acque chiare. Sfiorando il tasto si illuminano due scale. A sinistra quella della batteria e a destra quella del serbatoio. Per la batteria, quando tutti i LED sono accesi, allora la batteria è sufficientemente carica. Il LED 12,7 V indica che la batteria è al 75-50%. Il LED 12,2 V indica che la batteria è parzialmente scarica, quindi al 25%. Il LED 11 V indica invece che la batteria è scarica. Quando il veicolo è messo in carica, tutti i LED sono accesi. Per il serbatoio delle acque chiare, quando tutti i LED sono accesi, allora il serbatoio è completamente pieno. Se il LED 25% lampeggia, allora il serbatoio è completamente vuoto. In basso troviamo il tasto per interrogare la tensione delle batterie, del motore ed il livello del serbatoio delle acque grigie. Sfiorando il tasto si illuminano due scale, a sinistra quella della batteria del motore e a destra quella del serbatoio delle acque grigie. Durante il viaggio le due batterie del camper si ricaricano. Quando quella del motore ha raggiunto la carica massima, si ricarica la batteria dei servizi 12 V. Per poter attivare il riscaldamento o l'acqua calda, bisogna prima aver acceso l'interruttore principale 12 V posto sulla centralina. Per la modalità acqua calda, girare la ghiera esterna nera dalla posizione 0 verso l'alto e posizionarla su 40 o 60 gradi. Si accendono due spie, una verde sulla destra che indica il corretto funzionamento dell'impianto ed una arancione sulla sinistra che si spegne in circa 10 minuti, quando l'acqua nella caldaia, circa 10 litri, ha raggiunto la temperatura impostata. Per la modalità riscaldamento, girare la ghiera esterna nera dalla posizione 0 verso il basso sul simbolo della fiamma. Ruotare la manopola interna nera dall'1 al 5 nella posizione della temperatura desiderata. Il LED verde di funzionamento si accende e allo stesso tempo indica la posizione della temperatura ambiente selezionata. Per la modalità riscaldamento e acqua calda, girare la ghiera esterna sul simbolo fiamma 60 gradi. Ruotare la manopola interna nera dall'1 al 5 nella posizione desiderata. Il LED verde di funzionamento si accende e allo stesso tempo indica la posizione della temperatura ambiente selezionata. Il LED giallo a sinistra indica la fase di riscaldamento dell'acqua e si spegne dopo circa 10 minuti quando l'acqua nella caldaia, circa 10 litri, ha raggiunto la temperatura impostata. In caso di anomalia o di mancanza di gas, sulla sinistra lampeggia una luce gialla che indica un errore. Se la bombola del gas fosse terminata, è obbligatorio spegnere prima l'utenza, sostituire la bombola ed in seguito riavviare l'unità di comando Trumacombi. Per accendere il frigorifero, premere il tasto di accensione per circa 5 secondi. Per selezionare la temperatura desiderata, scorrere con il dito in avanti o indietro.
Dopo alcuni secondi la temperatura viene memorizzata ed il frigorifero passa in modalità standby. Per cambiare la temperatura o la modalità in notturna, toccare con un dito su temperatura, fino a quando i LED non iniziano a lampeggiare. Cambiare poi la temperatura o la modalità. La modalità notturna è consigliata durante l'utilizzo di notte perché riduce notevolmente il rumore del frigorifero. Quando il frigorifero è in modalità standby, rimangono accese solamente le modalità on e notturna se selezionata. Consigliamo di impostare il frigorifero sul livello di raffreddamento 3 con una temperatura ambiente compresa tra 15 e 25 gradi. Una temperatura superiore richiede un livello di raffreddamento superiore, una temperatura inferiore un livello inferiore. Quando il veicolo viene esposto alla piena luce del sole si consiglia di attivare un'adeguata ventilazione del veicolo. Tutti i frigoriferi dispongono al loro interno di un vano freezer e di vari ripiani. Per accendere la fiamma, alzare il coperchio di vetro. Per generare la fiamma, premere a fondo la manopola di comando, girarla e in contemporanea premere il pizzo elettrico. La manopola va tenuta premuta per qualche secondo in modo che la fiamma resti accesa. Per regolare la fiamma, ruotare la manopola nella posizione desiderata. Durante l'utilizzo del piano cottura è necessario ventilare tenendo aperta la finestra della cucina. Terminato l'utilizzo, spegnere la fiamma e attendere il completo raffreddamento dei bruciatori prima di richiudere il coperchio di vetro, altrimenti potrebbe frantumarsi. Per aprire la finestra, ruotare le leve di bloccaggio che sono montate sui finestrini, prima quelle poste ai lati e poi quelle poste al bordo inferiore della finestra. Se la leva di bloccaggio è munita di pulsante, premerlo e tenerlo premuto. Portare le leve verso il centro del finestrino. Sollevare la finestra fino all'apertura desiderata. Il vetro si blocca quando raggiunge la posizione di innesto. Se la finestra è una vite zigrinata, al grado di apertura desiderato, avvitare la vite in senso orario. Per chiudere la finestra, sollevare il vetro, senza tirare. Bloccare poi le leve di bloccaggio al bordo inferiore e successivamente quelle ai lati. Prima di mettersi in viaggio, assicurarsi che tutte le finestre del veicolo siano correttamente chiuse. La zanzariera si trova in alto nel telaio della finestra, mentre l'oscurante è montato in basso. Abbassare la zanzariera, prendendola nella canalina, e fissarla all'oscurante agganciandola. Sollevare poi entrambi. Per sganciarli, tirare la mollettina e separarli. La zanzariera si trova in alto nel telaio della finestra, mentre l'oscurante è montato in basso. Per alzare l'oscurante, comprimere due pulsanti e portare l'oscurante all'altezza desiderata. Mollando due pulsanti, l'oscurante viene bloccato automaticamente. L'oscurante è munito di un dispositivo di arresto, in modo che possa essere bloccato in diverse posizioni. Per fissare la zanzariera all'oscurante, portare la zanzariera verso il basso e premere la molletta agganciandola all'oscurante. La zanzariera può essere azionata soltanto insieme all'oscurante. Durante lo sbloccaggio di zanzariera oscurante, premere il blocco, tenere ferma la zanzariera e accompagnarla. Per chiudere l'oscurante, premere due pulsanti e riabbassarlo. L'oblò con staffa di comando può essere aperto orientato in un solo lato. Per aprire la cupola di vetro, premere il pulsante di bloccaggio e tirare la barra. Ci sono tre posizioni: aperto, ventilato o chiuso. Per chiudere, spingere la staffa e posizionarla oltre il pulsante di bloccaggio.
Prima di iniziare un viaggio, assicurarsi che tutti gli oblò siano chiusi. L'oscurante e la zanzariera sono sistemati nel telaio interno dell'oblò. Sono a regolazione continua e possono essere azionati insieme o indipendentemente l'uno dall'altro. Per aprire e chiudere bisogna afferrare l'oscurante o la zanzariera nella cavità della stecca e tirare o spingere. In presenza di raggi solari, l'oscurante deve essere chiuso al massimo al 75%, così che l'aria riesca a circolare. Toccare il tasto di contatto dei faretti a LED per accenderli e spegnerli. Sfiorare brevemente la superficie di contatto dei faretti a LED in cabina per accenderli e per spegnerli. Per aprire il pensile, afferrare la maniglia e tirandola verso di sé, aprire l'anta. Per chiudere il pensile, accompagnare l'anta fino al bloccaggio nella posizione finale. I passeggeri durante il viaggio devono allacciarsi le cinture. I cuscini devono essere sempre bloccati con tutte le possibilità di fissaggio, anche a veicolo fermo. Infatti, tutti i cuscini delle casse panche sono fissati alla struttura con ganci. Per allungare il tavolo, estrarre il perno di arresto collocato sotto il tavolo e ruotare. Continuare poi con l'estrazione del piano del tavolo fino al bloccaggio. Per riportare il tavolo alla posizione iniziale è necessario riabbassare il perno e ruotare in seguito il tavolo fino al bloccaggio. Per ruotare il sedile, sbloccare la leva e girarlo. Prima di ruotarlo, posizionare l'inclinazione dello schienale e la posizione del sedile in modo che non vada in collisione con la parete laterale, le porte d'ingresso della cabina, il volante o con il freno a mano. I sedili sono regolabili in altezza. Prima dell'inizio di un viaggio, bloccare assolutamente il sedile del conducente e del passeggero. Tutti i letti nella parte posteriore del veicolo sono installati fissi e non necessitano di nessuna preparazione prima di essere utilizzati. Per utilizzare il letto del tetto a soffietto è necessario utilizzare la scaletta posta nel garage. Sotto a questo letto è posizionata la rete anticaduta da utilizzare se ci sono bambini. Prima di spostare il veicolo, il tetto a soffietto deve essere chiuso e bloccato con gli appositi ganci di sicurezza e non deve mai essere aperto durante il viaggio. Prima di aprire il tetto a soffietto, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per l'apertura sopra il veicolo. Al di sopra del tetto a soffietto è installato un pannello solare, dunque è vietato salire al di sopra del tetto e fare molta attenzione a non colpire con rami o altro il pannello solare. Prima di richiudere il tetto a soffietto, rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero impedire la corretta chiusura del tetto, compresi cuscini e coperte. Prima di richiudere il tetto, assicurarsi che nessuno sia a bordo del tetto. All'apertura e alla chiusura del tetto a soffietto, assicurarsi di aprire almeno una porta o una finestra per ridurre la differenza di pressione. Questo migliorerà anche la piegatura della tenda. Prima di aprire il tetto a soffietto, slegare le due cinghie poste sul davanti che tengono arrotolato il tessuto. Il sistema di chiusura è costituito da due dispositivi separati. Un sistema cricchetto che comprime il tetto superiore verso il basso quando è chiuso e un blocco di sicurezza magnetico. Per prima cosa bisogna rimuovere la serratura magnetica di sicurezza, afferrandola per la striscia rossa, tirandola verso di sé e poi in alto. Allontanare il fermo di sicurezza e inserirlo nella mensola superiore del telaio di base, in modo da evitare che si richiuda nuovamente. Per sganciare il cricchetto, premere con il pollice e l'indice il pulsante di sblocco, spingendolo verso l'alto e far scorrere il cricchetto verso il basso, tenendo premuto il pulsante. Ruotare l'intero sistema cricchetto verso il tetto. Procedere con lo sblocco anche sull'altro lato.
afferrare la maniglia con entrambe le mani e spingere verso l'alto fino all'apertura completa del tetto. Il veicolo è dotato della scala per salire sul tetto soffietto. Per un fissaggio sicuro, usare due ganci di plastica che sono installati sulla parte anteriore dell'apertura del tetto soffietto. La rete di sicurezza che previene la caduta di persone o di oggetti quando il tetto soffietto è in uso è riposta sotto il materasso. Sollevare la barra, afferrare la cinghia e collegarla al moschettone installato sul tetto. Le cinghie della rete devono essere sempre tese per garantire la necessaria sicurezza. All'interno del tetto soffietto è presente un telo oscurante per la notte che può essere aperto e arrotolato con gli appositi ganci. Una volta aperto ci sono due zanzariere fisse su ciascun lato e una zanzariera d'apertura frontale che può essere completamente aperta e arrotolata se lo si desidera. Assicurarsi che sia la zanzariera frontale che il telo oscurante siano completamente chiusi e in posizione quando si apre o si chiude il tetto. In caso di pioggia, lasciare asciugare bene prima di richiudere il telo, preferibilmente sotto i raggi solari. Chiudere il tetto soffietto afferrando le due cinghie di presa poste sulla maniglia centrale e tirarle manualmente lentamente verso il basso. I movimenti lenti aiuteranno il tessuto della tenda a piegarsi verso l'interno correttamente. Si consiglia di tirare verso l'interno il tessuto anche a mano, specialmente su entrambi i lati. Sul davanti c'è una cinghia aggiuntiva installata sulla tenda che aiuterà a piegare il tessuto correttamente, evitando che rimanga incastrato. Quando il tetto superiore si chiude completamente, riportare il sistema cricchetto in posizione verticale. Con due dita premere il pulsante e fa scorrere il sistema completo in direzione verticale. Agganciare, usare poi la leva sopra il pulsante e tendere il tetto sul telaio. Ripetere lo stesso passaggio fino alla tensione soddisfacente. Richiudere poi anche il blocco di sicurezza magnetico. Se la chiusura è avvenuta in modo corretto, si sente un click. La tenda è inoltre dotata di due cinghie più piccole per arrotolarla ed evitare che il tessuto dia fastidio. Collegare tra loro le due cinghie e stringerle il più possibile. Prima dell'utilizzo, accertarsi che la pompa dell'acqua sia accesa. Aprire poi la leva posta sotto la tazza WC. Premere il pulsante blu per alcuni secondi per il risciacquo. Una volta terminato, chiudere nuovamente la leva. Quando la cassetta è piena, l'indicatore diventa rosso. La tazza può ruotare. Girarla con entrambe le mani. Per utilizzare la doccia, estrarre il miscelatore con delicatezza. Per avere il flusso continuo dell'acqua, premere la leva che si trova al di sopra del miscelatore e spingerla in avanti. Per sbloccarla, riportarla indietro. Il miscelatore va fissato poi nell'apposito gancio sulla parete del bagno. Per evitare che il mobilio si bagni, utilizzare la tenda. Una volta terminato l'utilizzo della doccia, aiutare la canna a rientrare completamente. Le chiavi fornite comprendono la chiave motore, da utilizzare per l'accensione del mezzo, l'apertura e la chiusura della cabina e per togliere il tappo del serbatoio del diesel. La chiave abitacolo, di forma ovale, invece permette l'apertura e la chiusura della porta d'ingresso e di tutti i vani del mezzo. Sull'etichetta del mazzo chiavi trovate il modello e la targa del veicolo noleggiato. Per
aprire la porta scorrevole, tirare indietro la leva nera e accompagnare la porta fino alla posizione di arresto. Per richiudere la porta, inclinare la leva nera e accompagnarla fino alla completa chiusura. Quando si apre e si chiude la porta, afferrarla esclusivamente dalle maniglie. La porta deve essere chiusa e bloccata durante la marcia o quando il veicolo viene spostato. Per aprire la porta scorrevole, tirare verso di sé la maniglia e portare all'indietro il portellone. Per chiudere, tirare sempre verso di sé la maniglia e accompagnarlo fino alla completa chiusura. Per chiudere le portiere posteriori e la porta scorrevole, premere il pulsante. Per sbloccare tutte le portiere, ripremere il pulsante. L'interruttore per utilizzare il gradino si trova nella zona d'ingresso accanto alla porta. Per estrarre il gradino, premere la parte inferiore dell'interruttore fino a quando il gradino è completamente fuoriuscito. Per richiudere il gradino, premere la parte superiore dell'interruttore fino a quando il gradino è completamente rientrato. Quando il veicolo viene messo in moto, in automatico il gradino rientra. Nel vano garage è posto il cavo della corrente da utilizzare quando si è in campeggio o nell'area di sosta. Collegare prima la presa del camper e poi collegarsi alla colonnina del campeggio. Il tappo va inserito all'interno della presa. Una volta collegati, il LED di controllo posto sul pannello comandi si illumina di giallo e indica che la batteria dei servizi 12 V si sta caricando e che tutte le prese del camper 220 funzionano. Per scollegarsi, estrarre la presa. Per il rifornimento dell'acqua, aprire il bocchettone, inserire la chiave, ruotarla in senso antiorario, premere il tappo e girarlo. Il tappo si toglie. Inserire poi la canna dell'acqua per il rifornimento. Quando il serbatoio è pieno, togliere la canna. Attenzione ai dentini presenti all'interno del tappo. Premere contro e ruotare. Per chiudere a chiave, inserire la chiave e ruotare in senso orario, di mezzo giro. Il tappo è chiuso. Abbassare poi lo sportello. Le acque del lavandino, della cucina, del bagno e della doccia vengono raccolte nel serbatoio delle acque grigie, che si trova sul lato sinistro nella parte centrale del veicolo. Posizionare il veicolo sul punto di scarico in modo che le acque possano defluire dal tubo di scarico. Aprire lo sportello della cassetta del WC premendo in contemporanea i pulsanti. All'interno del vano si trova una leva che è da posizionare all'interno del foro. Spostare la leva su off per chiudere la valvola. Spostarla su on quando il serbatoio è da scaricare. Per aprire lo sportello, posizionare la serratura in verticale e premere la molla. Prima di estrarre la cassetta WC, la leva all'interno del bagno deve essere chiusa. Sollevare la maniglia e tirare la cassetta WC. Quando si estrae, la valvola viene chiusa igienicamente dalla piastrina di copertura. Girare il bocchettone di scarico, svitare il tappo e inclinare per il corretto svuotamento. Premere poi con il pollice il bottone di sfiato, così che la cassetta si svuoti senza spruzzi. Togliere la piastrina di copertura ed aprire la valvola. Risciacquare all'interno con dell'acqua più volte. Una volta che la cassetta è pulita, vanno messe all'interno un po' di acqua e di liquido chimico, che trovate nell'armadio del bagno. Chiudere la valvola, riposizionare la piastrina di copertura dall'interno, riavvitare il tappo e spingere la cassetta fino al blocco.
chiudere poi lo sportello e girare il nottolino in orizzontale per chiudere la chiave. Il veicolo viene consegnato con una bombola in utilizzo già installata e correttamente collegata ed una bombola piena sigillata. Quando il gas all'interno della bombola è terminato, prima di procedere al cambio bombola è necessario spegnere tutte le utenze che funzionano a gas. Quando si procede al cambio bombola vanno eseguiti in ordine questi passaggi. Chiudere in senso orario la bombola. Svitare il tubo flessibile con la chiave in senso orario. Togliere la guarnizione. Togliere il sigillo di garanzia della nuova bombola e usare la guarnizione mettendola nel tubo. Avvitare il tubo in senso antiorario alla nuova bombola con la chiave. Una volta che il tubo è stretto, aprire la bombola girandola in senso antiorario. Premere la protezione antirottura del tubo flessibile, pulsante nero, e assicurarsi che il pulsante giallo non sia fuoriuscito, altrimenti ruotarlo leggermente in senso orario e tenerlo premuto per 5 secondi. In caso di incidente con una forte decelerazione, il crash sensor integrato interrompe il flusso del gas. Le bombole devono essere sempre tenute dritte e legate con entrambe le cinghie fornite. Il vano bombole non va usato come ripostiglio. All'interno del gavone che si trova nella parte posteriore del veicolo trovate la canna dell'acqua, il cavo della corrente, la bacchetta per il tendalino, i cunei di livellamento e gli oscuranti termici da applicare ai vetri interni della cabina. Sulla parete sinistra del camper troviamo lo sportello per il rifornimento del diesel e nei veicoli nuovi anche della D-Blue. Il tendalino è un accessorio utilizzato per ombreggiare il fianco destro del veicolo. Consente il posizionamento di tavolo, sedie, sdraio nei luoghi consentiti, cioè in campeggi o aree di sosta. Per l'apertura utilizzare l'asta, che in base al modello si trova o nel garage o all'interno dell'armadio, oppure all'ingresso della porta. Inserire l'asta nel foro e ruotare in senso orario per l'apertura. Dopo circa un metro è necessario sganciare le gambe o i sostegni della struttura. Per prima cosa sganciare la gamba che si trova all'interno del tendalino nella parte centrale, girandola verso di sé. In seguito estrarre la parte iniziale della gamba facendola uscire correttamente dal cilindro e ruotare la gamba. Sganciare la rotellina per fissare l'altezza. Proseguire poi con l'estrazione del telo e fissare l'altezza desiderata. In caso di vento è obbligatorio chiudere immediatamente il tendalino per evitare che il telo si strappi e che colpisca la parete del mezzo. In caso di pioggia abbassare l'altezza di una delle due gambe in modo che l'acqua scoli senza creare rigonfiamenti sul telo. È sempre consigliato, anche in caso di pioggia, richiudere il tendalino. Per chiudere il tendalino, chiudere la gamba, ruotarla e inserire correttamente il cilindro. In seguito, agganciare la gamba facendo attenzione che il piedino sia posto all'interno e premere. Richiudere il telo girando in senso antiorario fino alla completa chiusura del cassonetto.
e togliere l'asta. All'interno del vano portaoggetti trovate i documenti del camper con libretto ed assicurazione. Sono inoltre presenti i libretti per le aree di sosta italiane e gli agriturismi.